Achille Serra è stato prefetto di Palermo, di Ancona, di Firenze e oggi è prefetto di Roma. È stato questore di Milano e vice capo della polizia. Ha trattato con i più noti criminali ed è stato testimone di fatti tragici come la strage di Piazza Fontana e la morte del commissario Calabresi. Ha scritto un libro, Poliziotto senza pistola. Gli facciamo qualche domanda. Prefetto Achille Serra ha avuto sempre ruoli di grande responsabilità. Come ha gestito la tensione nervosa in questo lavoro? Con grande serenità ho sempre lavorato, non facendomi mai prendere dalle smanie o dalle eccessive tendenze a fare. Ho cercato sempre di lavorare con serenità. Ma ha influito sulla salute? Perché comunque una tensione nervosa c'è. Ringraziando Dio non ha influito sulla salute perché siamo sani come pesci. Complimenti. Senta, signor prefetto, perché ha scritto questo libro, Poliziotto senza pistola? Che cosa... Con Monica Peruzzi, che è una giornalista, abbiamo cercato di raggiungere due obiettivi. Il primo, quello di far comprendere come dietro la divisa ci sia l'uomo, con le tragedie, i drammi, le gioie, la vita privata. E poi il secondo obiettivo, quello del poliziotto senza pistola, cioè l'esaltazione del dialogo. Fuori la violenza, bandita la violenza, solo il dialogo. Che cosa capisce un prefetto della società che non può capire una persona normale, una persona comune, vivendo quell'esperienza che lei ha vissuto? Non credo che ci sia differenza tra quello che può comprendere un uomo delle istituzioni e il cittadino. L'importante è incontrarsi con il cittadino. Le istituzioni devono essere tra la gente. Questo è fondamentale, non possiamo aspettarci che sia l'inverso. Siamo noi che dobbiamo andare incontro al cittadino. L'ultima domanda, signor prefetto. Che cosa le è mancato nel suo lavoro? Cosa di cui avrebbe avuto bisogno e le è mancato? Che sia da parte dello Stato, che sia da parte dell'opinione pubblica, che sia da parte dei giornali? Se ci penso, devo dire nulla. Quando vado nei licei a parlare con gli studenti, io do loro un augurio: trovate un lavoro al di là del rendimento economico, trovate un lavoro che vi renda soddisfatti al termine della giornata, come io sono stato per quasi 40 anni.